figlia di puttana! Pessimo errore! È l'unico che mi ha notato. Statemi dietro. Fatto. Siamo vicini a questo, quindi andiamo a attivarlo. Mamma mia, se devi rompere i coglioni, Dani, se ne vai da un'altra parte, basta indicare, scrivere. Pure sbagliare la strada perché sto guardando il tempo. Che cazzo di strada devo fare? Ah. Entra qua? Ah, sì. Fare i nomi di quelli all'interno del giro di Marcano. Non lo sai? Anche il fumo passivo uccide. Comunque sia, sappiamo che dei funzionari pubblici prendono delle mani. Potrebbe rendere le ricerche difficili. Ah, in realtà ho sentito dire che il signor Bernau usa dei nascondigli discreti come lui. Dovrei trovare un modo per farli parlare. Quindi questo qua lavora per Marcano? Ma in realtà è un giornalista sotto copertura. È morto! Dimmi tutto quello che sai su Frankie Bernard. Il signor Bernard usa dei corrieri per fare le consegne. Io so soltanto che tipo di auto guidano. Ora il tuo culo è mio. Ok. Ora il tuo culo è mio. Vediamoci questo. Qui ci sarà pure missione di inseguimento senza farsi vedere. Beh, è Assassin's Creed, è Assassin's Creed.
Facciamo questa, già che ci siamo. Come si entra? Ok, non so come si entra. Ah, ma è questa quella che volevo fare, perfetto. Allora, fare il giro per di là, che immaginavo che non era di qua l'entrata. Si è messa davanti lei. Voi non ficcherete nessuno da nessuna parte, figli di puttana. Beh, abbiamo salvato la vita di un innocente, forse. L'altro invece è morto. No, mica posso salvare tutti. Oddio, fai crollare la gru. Oddio, è figata. Cazzo fai, musichetta, non sono... vedrò. Vai. Grazie al cazzo. E scopriamo dove portano i soldi. Non so io cosa sono sul clacson. Ah, sono gli altri che sono. Se faccio suonare il clacson agli altri, mamma mia.
Ok. Oddio, fermerei. Questa è una sella decapotabile, mi sa. Allora. Sì, andiamo qui, poi sì. Non mi dire che ogni informatore è un tipo che devo seguire poi, perché mi rompo i coglioni, sinceramente. Feather Beast e Skinny Horse. Ok. Allora. C'è gente che mi guarda, però boh. Non riuscirò mai a fare attenzione. È interessante sperimentare quante robe ti fanno aumentare la barra. Perché ho visto bruciare il semaforo, clacson, frenata improvvisa. Sono già stanco di robe, sono. Bruciare semafori rossi, vedi? Siamo arrivati, mi sa. Di tuo figlio, capo. Dove cazzo ha fatto qua? Questo qui è morto. Easy. Ok, non uccidere quello. Spero che mi segna come se dovessi andare contro un muro. Però ogni tanto la texture delle auto diventa una sfocatura che non puoi capire. Cioè, sembra una roba tipo PS2, per intenderci. Chiedo venia. Vabbè, tanto vale che abbiamo fatto già questo.
passeggeri. Chiedo scusa. Nessuno è mai finito dentro perché aveva troppi soldi addosso. Questo stronzo si deve essere perso. Restiamo tutti calmi. Sacco di politici per le palle. Ha delle foto scostanti nascoste nell'Eterno Imperial. La mia banda ti contatterà. Qua è andato tutto in merda. Questo si dice quando chiami la polizia. È andato tutto in merda. Però sbrigati, cazzo. Ok. Un altro segui. No. Ecco, perfetto, perfetto. Perfetto. Sì, ma mi si è buggata la mappa. A tutte le unità, punti confermano. Pari indistruttibili. Cattura, questo da dove è arrivato? Porca puttana. Ma sono tutti assieme? Una roba tipo Hitman, insomma. Un agente ferito? Porca troia. No! Vabbè, ho fatto un bordello nero, ho ucciso una sfilza di poliziotti.
Da qui, che palle. Allora. Ah, ok, abbiamo fatto quello che stava qui. Perfetto. Mi controllare. Ah, quindi quelli rossi mi sa che manca solo quello e poi ho finito. Quelli rosa, boh. Fammi controllare. Allora. Di roba devo fare. Oh, vabbè. Ho perso un sacco di soldi. Ah, ne ho ancora 11.000, allora. Quindi ne avevo 22.000, porca troia. Dov'è la mia auto? Ah, dico. Una cosa però devo mandarmi. Le munizioni? Ah, bene, non mi ha rifornito, è un gioco fatto bene, peccato. Sarà meglio. Ma downtown e devo fare scorte. Vengo dalle tue parti ora. Vediamo che sai. Seven I don't know English. Ciao. Facciamo un altro pedinamento. Però per quanto ripetitivo hanno fatto una grossa varietà alla fine. Del taxi, un gioco di merda. Non ci segue nessuno. Guarda nello specchietto. Ci siamo? Ci siamo, ci siamo. E l'altro è scomparso, vabbè. Oh, Metal! Il nostro capitano fanculo, buon pomeriggio. Come la va? Tutto bene? Ok.
Vabbè, l'altro è scomparso perché probabilmente non me l'ha segnalato come inseguimento fa, cioè è proprio letteralmente svanito nel nulla. Dettagli. Allora, usciamo da qui e andiamo a fare la gru, sperando che stavolta non ci sia nessuno a fare inseguimento, insegui, perché vorrei riuscire a finire questa cosa. Via! Niente! Anche. Catroia. Meno male che c'è il tasto ribalta auto. Palesemente copiato da Far Cry. Va bene così. Ti prego, nessun'auto con su scritto segui, per favore, grazie. Tiriamo avanti tu? Tiriamo avanti, che si prosegue con la propria vita, che fa sempre schifio, però si prosegue. Vediamo un po'. La cosa che ti segnala proprio il punto migliore per cecchinare. Ah, devo scendere sotto. Chi c'è? Solo così poteva far fuori il macellaio. Guardate, ho dovuto fare questa cosa perché non si era messo nella giusta angolazione. Il detonatore l'ha applicato qui sotto. Vattene subito. No, aia! Fammi ricaricare. Ok, via. Andiamo in tondo? Tu che dici? Aspetta, ancora il livello 3. Onorevole Davis. Ho già sentito l'onorevole Davis come nome, mi sa che è famoso quel boh. Fammi vedere. Grazie, cazzine, che esiste. Catroie. Azzo, azzo, azzo. Bene così. Bene così. Perfetto. Avete visto dove andò? Ok, col rosso ho completato i danni. Direi che andiamo a fare questo, poi faremo questo. Ah, lo so adesso, perfetto, perfetto. Vediamo questo. Sì, vabbè, ma che palle. Porca troia. Sono usciti per venire a prendermi. Dovete venire tutti qui, subito. Ci segnalano un furto d'auto a downtown. Unità in zona, intervenite. Ouch. Non so proprio guidare, raga. Vabbè, mi scusi. Chiedo venia. Ah, Metal, non so se ci sei ancora. Prima o poi PlayStation Plus ce l'hai. So, mi sembra che GTA l'hai venduto, però era bella quella giornata che abbiamo passato assieme su GTA, mi sono divertito. Allora, dove cazzo sta?
là sopra. Come ci arrivo? Ma con queste scale. Muori. Ma ho perso tipo tre spettatori senza motivo. Ma che sta... Oddio! Per quale motivo vuoi fregare il signor Terrazio? Mi dispiace! Signor Terrazio, che farò qualsiasi cosa per rimediare! Qualsiasi cosa! Vabbè, ma allora siete figli proprio di puttana! Una rapina fa sempre bene. Mi sa che posso sfondare solo le porte che sono chiuse a chiave. Mi dispiace che appena... Ma questa è moderna però. Sembra moderna. Non mi sa che metto, se ne è già andato. Fa niente. Non è passato, ma ha fatto piacerissimo. Sì, lo so che ho finito, ma voglio comunque fare questa missione. Sono comunque soldi. Figata, ma... Cioè, l'hanno curato un minimo sto gioco. Non volevo curarmi, però ok. Vado tanto. Va bene. Perché immagino che non si possa andare nella sezione delle donne. Ah, aspetta, forse non c'è proprio la sezione delle donne, siamo negli anni 60. Credo sia un pochino... Come si può dire? Indietro coi tempi questo gioco, quindi non credo che ci siano molti diritti alle donne, mettiamola così. Non lo so, credo ci dovrebbero essere, poi boh. Minchia, il level up continui. Ah, siete arrivati a livello 10. Good for you, feather beast and skinny seahorse. You level up at level 10. Ti ricordi qual è il nostro lavoro? E adesso sanno che ci sono, perché... Oh.
c'è proprio la sezione delle donne. Ma cioè, era ovvio che volessi andare nella sezione delle donne, dai. Prendete quel figlio di puttana! Molto brutta! Eccomi qui, Dani sempre a rompere i coglioni. Ok, ci siamo. A riparo! Porca troia. E che cazzo, basta! Basta? Chissà se io ho rotto il telefono così. No, che cazzo faccio? Come si arriva lì? Voglio vederlo tutto da vicino. Sera Edoardo, bentornato. Come si entra lì? Devo assolutamente scoprirlo. Voglio andare a vedere, punto. A parte che ci sono dei soldi. Come cazzo si fa? Ah, di qua forse. No, qua c'è il tetto. Porca troia. Ci sono dei soldi, quindi si dovrebbe poter entrare in quella zona, punto. No. No, è tutto chiuso. Ah, osserviamo bene. Non ci sono porte accessibili. Come faccio a entrare per prendere quei soldi? Non vedo porte per... Non ci sono porte per entrare. Aspetta. Sì, ok, sono sul tetto, però poi... Ah, soldi. Però poi... Come cazzo faccio ad accedere a quella stanza? Qui è dove siamo entrati prima. Oddio, so io, mi ero spaventato. Sapevo chi cazzo fosse.
Ma è inaccessibile quella stanza. Vietato ai minori. No, ma devo entrare. Perché numero uno voglio vedere da vicino. Numero due. Ci sono dei soldi. Come si fa? Ah, questa è la camera dei ricatti. Cioè lui fa le foto ai uomini che si scopano altri uomini. E poi li minaccia. Dicendo se non fai questo, lo farò vedere le foto a tua moglie. Credo. Come cazzo faccio a entrare? Insonorizzato proprio, antiproiettile. Sì, però ci sono dei soldi. Sono stronzi. Ci deve essere un modo per entrare. Boh. Non lo so. Non ne ho la minima idea, sinceramente. Che parte la musica. Bravo. Sarebbe un vero peccato che sua moglie vedesse queste foto. Oddio, che figata. Sono belle queste terme. Lo sapete che sto ancora cercando il metodo per entrare di dentro, eh? Beh, hanno finito, spero. No, continuano. Anche quando è venuto continuano. Boh, io non lo so. Speravo in un... Ah, hanno finito, adesso aprono la porta. Come cazzo faccio con... Con un esplosivo? Cosa cazzo devo fare? Boh, non lo so. Non ne ho la minima idea. Cioè, devo cercare su internet. Boh, non lo so. Lasciali sta. Ma io volevo andare a prendere i soldi. Mi sono ucciso. Ho perso altri soldi. Va bene così. Che palle, sto ragazzo non ha un minimo di resistenza. Cioè, un colpo gli va giù una barra di vita o due su tre. A volte anche due e mezzo, due e tre quarti. E se si lancia da un'altezza troppo grande si toglie 14 barre di vita. Se vai a sbattere contro un'auto a velocità troppo alta ti vai a togliere 14 barre di vita. Cioè, io non lo so. Allora, andiamo a prendere questo qua. Cioè, andiamo a parlare con questo qua. Con quel coso. Non capisco come abbiamo fatto a finire così. Merda. Dovevamo trasferirci in autunno. Avevamo iscritto bambini a scuola e tutto il resto. Ma ora mio marito si è messo in testa di entrare nel consiglio cittadino. Mi tocca assecondarlo. Come ti pare. Allora, andiamo ad abbassare in botte avanti. No. Barbieri? Barbieri è morto.
Non nominare Barbieri, se muore, se è morto. Ho detto Barbieri. Forse ti dai Barbiera, tipo Barbieri. Chiama. Chiama, chiama. Ma si vedeva quello spiaccio. Spiaccichio proprio. A tutte le unità, il seguimento annullato. Abbandonate le ricerche e tornate in pattuglia. Ripeto, abbandonate. È al cantiere del municipio e vuole vedermi. Sa tutto. Non so come abbia fatto, ma ha scoperto che mi sto aiutando. Mi ammazzerà. Oppure finirà in galera e poi mi ammazzerà. Cristo santo. Va a casa da tua moglie, Lenny. Fai i bagagli e lascia la città per un paio di giorni. Quando tornerai sarà tutto finito. Parlerai con Jimmy? Certo. Avar ti sta aspettando. Seguirò il tuo consiglio e lascerò la città. Non è che parlerò con Jimmy. Ucciderò Jimmy. Ah, dove dobbiamo andare? Ok, perfetto. Praticamente appiccicati a... ah, dove dobbiamo andare dopo? Perfetto, perfetto. Che ore sono in tutto questo? 4:52. Boh, credo che forse per le 5:10 la butto lì, abbiamo finito questa zona e poi si va a fare l'altra. E poi vediamo, potrei cambiare gioco, chiudere oppure proseguire ancora un po'. Comunque in teoria, finiti queste due zone, la grossa parte del gioco dovrebbe essere fatta, perché mancheranno 4 bersagli in totale, 3 zone. Come salgo di livello? Guardando la mia live sali di livello. Il massimo è 150. Cioè non è che è il massimo, è che per arrivare al nuovo livello è 150. No, mi sa che ho fatto una scelta sbagliata parcheggiando qui. Infatti no, segnala pure il gioco che devo parcheggiare là. Però c'è un'altra entrata. Io vado all'altra entrata. Ah, pure qua c'è un'altra entrata. No, vado all'altra entrata. No, devo finire prima l'altra zona, non so quanto tempo sto. Probabilmente un'ora. Non me ne vado di qui finché non ho fatto entrambe le zone. Vedi? E adesso sto finendo questa. Poi quello che ho appena fatto su questa è simile, devo rifare in questa zona. E si comincia. Non mi dire che sanno già tutti dove sono. Sì, sanno già tutti dove sono. Vabbè, questa è una cavolata però, perché io l'ho ammazzato in fretta. Mi ha mandato il wifi dopo che è morto, Oddio, l'ho fatto cascare, figaggine. Birhanzo, welcome, benvenuto. Oh. Non ce l'ho dietro, vero? Che hai detto? Come mi hai chiamato? Come mi hai chiamato? Tagliano di merda. Mafioso italiano di sta ceppa di minchia.
Oddio, ma è dove è stata. Oddio, questa è la... Oddio, ma è diventato tipo un passaggio la gru rotta. Che figaggine. Non so come salire. Però nel dubbio mi ricarico. C'ho anche il fucile a pompa. Come cazzo si... Oddio, questo qua è morto. Come cazzo si sale? Ah, di là mi sa. Oddio, pure questo qua è morto. Sì, di qua. L'hai detto? L'hai detto? Di nuovo. Qui soldi mi fai prendere? A posto. Oddio! No, devo ricaricare! Che culo. Facendo tutto praticamente senza vita, però ok. Però munizioni, perfetto. Un attimo che raccolgo le cose. Perfetto, ora sono tutto tuo. Omidini, farà secco. Mi hai sentito? Secco. Ti preoccupi per l'uomo sbagliato, Jimmy. Fatta. Yeah. Do the thing, do the thing. Questo è per Burke. Manda chi vuoi a downtown, dobbiamo prendercelo finché possiamo. Ti mando i miei ragazzi, ma devi sapere che non sono contento di come è finita l'ultima volta. È dura non prenderla sul personale. Questo lo darò a te, tranquillo, Burke. Così Cassandra si incazzerà e mi vorrà male. Sì, vabbè, ragazzi, però state a te. Vabbè, i bug. Anzi, dopo modifico, mi rendo più difficile livellarsi. Thank you.
proprio James è un uomo saggio. Sì, ma in realtà non è, non c'è davvero, perché è buggato secondo me, come l'altro. Ma ti dice 2 di 2. Ma io avrei messo il segnalino, poi boh. Via. Scusa. Anche se era un'auto parcheggiata. Scusa. No, non lo faccio più. No, non lo faccio più. No, scusa. Scusa. Ho sbagliato tasto, vabbè. Che giustamente su GTA si prende con R1. Sì, va. Non corre sto qua. Hai proprio messo il povero Frankie in cattive acque giù alle terme. Scusa, battuta di merda. Per colpa tua, Tony DeRazio ha problemi a controllare i politici della città e ha ordinato a Frankie di tenere d'occhio l'Imperial. Questo significa che alla prossima cazzata è cartellino rosso. Cosa pensi di fare con il vecchio Frankie? Ah, dipende da lui. Ehi, vengo anch'io. Prendo la macchina fotografica nell'auto e... Se vuoi andare a scavare nel fango, fallo da solo. Non mi va di portare il tuo culo a spasso per la città. Capito, capito. Ci vediamo. Se uccidi Bernard, fammi sapere bene cosa è successo, ok? Sono giornalista, ma... Cioè, è simpatico, ma ha già rotto un po' i coglioni. Meno male che non lo rivedremo mai più. Livello 10.